spettatore d'eccezione Giuseppe Sculli, ex Juventino. No, che, no, vengo sempre qua con i miei cugini qua. Bra. Vengo spesso a vedere l'Africa. Ex giocatore della Juventus. Sì, e anche qua dell'Africa, perché ho giocato qua anche, quindi. Oggi è però nel Genova. Sì, oggi siamo a Genova e stiamo facendo un grande campionato. Ecco, cosa si prova a ritornare nei campi dove sei cresciuto, diciamo? Sì, è bello qui. Ritornare qui è sempre bello, perché ho iniziato a giocare qui, quindi alla fine è una bella cosa. Ecco, spostiamoci un attimino nel Genova. Che campionato state disputando? Grandissimo, per adesso grandissimo, 20 punti, quindi siamo lì a ridosso delle prime e speriamo di continuare così. Quali sono le aspettative? Personale, di fare benissimo come sto facendo, a livello di squadra di raggiungere quota 60 punti, che secondo me sono alla nostra portata. L'anno scorso ne abbiamo fatti 48, quest'anno speriamo di fare 60 punti. Ecco, Giuseppe Sculli ha giocato nella nazionale giovanile, ora a leggere qualche giornale sembra che ci sia qualche cosa. Penso io non c'è stato, speriamo che Lippi mi possa convocare. Diciamo. Ecco. Ti trovi bene nel Genoa? Sì, molto bene. È una bella squadra. Sì, sta bene, molto. Ed è l'ultima partita disputata con la Juve. Mari. Che cosa c'è? È andata male, abbiamo perso 4-1, quindi. Comunque diciamo, perdere con la Juventus 4-1 non è poi tanto. Ecco. Ci può stare, però brucia sempre, 4-1 è pesante. È pesante, però ecco, bisogna vedere con chi si prende il, certo, 4-1. Non occhio alla classifica dei cannonieri. No, quello non c'è, Milito già 10 gol, quindi. Speriamo di farla vincere a lui, no? Sculli ne ha fatti già? 4, però. È dura arrivare a. Quanti grandi? Quanti grandi bomber? Sì, infatti c'è Milito che ha fatto 10 gol, mi sa che supererà Boriello dell'anno scorso. Giuseppe, siccome stiamo seguendo la partita dell'Africa, il tuo parere sulla squadra e poi su questa partita? Due minuti fa non hai visto la partita, no, però la squadra come la vedi quest'anno? No, penso che è una buona squadra. Le prospettive per la squadra quali sono? Non so perché dico. Non hai avuto modo di. Alle giovani leve cosa diciamo per arrivare? Quale tipo di sacrificio bisogna affrontare? Venire al campo tutti i giorni a allenarsi, sicuramente. Tenere i piedi per terra? Sempre, quello sicuro. Però l'importante è venire qua ad allenarsi, che è la cosa migliore. Giuseppe Sculli e Fabio Caserta, due nostre stelle. E come no, siamo orgogliosi di avere, avere Giuseppe Sculli e Fabio Caserta nella massima, diciamo, espressione del nostro calcio nazionale. Un in bocca al lupo a Giuseppe Sculli e anche a Fabio, che salutiamo tanto di cuore. Giuseppe Sculli, bomber del Genoa. Bomber del Genoa. Ciao Giuseppe, in bocca al lupo. Grazie.